Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su Darkest Dungeon. Ok, siamo nel borgo. Ora, io vorrei in questo episodio fare una cosa un pochettino diversa dagli altri. Oh, ci manca uno sputo per le Warrens. Vabbè, forse farò una quest veloce off-screen per sbloccare il boss. No, sbloccare il boss un corno, l'abbiamo fatto entrambi, ecco perché sta al 7, perché abbiamo fatto tutto. Ho detto una cavolata. No, volevo provare a fare un primo assalto al Darkest Dungeon. Ovviamente sarà probabilmente la quest più tosta che abbiamo mai fatto, perché e ci sono anche dei requisiti un pochettino strani. A parte che è l'unica quest di livello 6, quelle del Darkest Dungeon esistenti nel gioco. E non posso fare quello che volevo fare in realtà. Volevo portarmi un'abominazione qui, però penso che mi porterò un Bounty Hunter. Anche se il Bounty Hunter ha dei problemi 1, 2, 3. Ok. Si può colpire da ogni direzione, da ogni posizione. Anche te dovresti poter colpire da ogni posizione. Allora, 1, 2, 1, 2. E se sei proprio in ultimo, almeno ti autocuri. Che mi va bene, tutto sommato. Poi mi vorrei portare anche. Dove sono? Severus. E malfatto. Questo perché Severus possiede parecchie skill che fanno danno extra agli Eldritch. Tra l'altro, vorrei che Severus proprio potesse anche marchiare. Sì, però il marchio sta a un livello veramente penoso. Diamo un'occhiata un pochettino alle skill di Severus. Eh sì, il marchio sta a un livello veramente penoso. 1, 2 e 3. Già che ci stiamo, diamo un'occhiata anche alle skill di malfatto. Sì. Mi interessa di più che tolga il blight. No, mi interessa che possa stunnare seriamente. Perché se lo stesse chiedendo, non sono riduttivo a voler potenziare tutto il possibile. Marchio ancora più marchio, va bene. Ok, slice, stun. Credo vada bene così. Dicevo, ci sono delle regole un po' particolari per questo Darkest Dungeon, ovvero non possiamo fuggire senza. Non possiamo fuggire dalla quest. Se fuggiamo dalla quest, uno dei personaggi a caso muore istantaneamente. A livello di semantica è perché si sacrifica per permettere a noi di andare. Allora, tra l'altro io vorrei mettere a tutti quanti loro questo trinket che gli aumenta la possibilità di mettere bleed, che possono mettere la resistenza al bleed in maniera tale che posso curarli meglio con la skill di Severus incorrendo in meno rischi. Meno rischi non vuol dire non rischi, capiamoci. Però bleed 110%, 120%. Ok, te ti prenderai il trofeo che ho vinto, esatto, esattamente, dalla carne che ti aumenta la vita e ti dà una bel più 35% al sanguinamento. Poi tu ti prendi anche questo per aumentare le tue chance di mettere blight. Mentre questi altri si metteranno. Sì, infatti, questo per abbassarti le chance di essere stunnato. Anche perché siamo sinceri, se mi stunnano lui sono un pochettino fottuto. E vediamo un pochettino. Più velocità, più cura. Più cura è un po' inutile perché curare 10 o curare 11, a meno che non mi cura sempre almeno uno. Non so come funzioni con le cure che dovrebbero far 0. Se me le fa valere uno, vale la pena mettere sto coso. Se no, no. Allora, mettiamo così. Così è più bello veloce. Più bello veloce non si può sentire, ma proprio non si può sentire in nessun modo. Io mi ricordo che per il Bounty Hunter avevamo sbloccato infatti questo, che aumenta il danno alle skill melee e abbassa quelle la possibilità di spostare i nemici, ma tutto sommato non mi dispiace. E manca soltanto lei, a cui vorrei dare meno stress, ci faccio poco. Vediamo un po'. Nada, roba generica, roba generica. Se alla Death Door. Non vorrei arrivarci alla Death Door, il punto è quello. Cerchiamo che gli possiamo mettere. E bene, anche qualcosa che gli aumenta. Ci sono i micianolli che io sappia, e quindi posso mettergli questo. Ok, ora siamo belli carichi e penso. No, soltanto per scrupolo, 1, 2, 3. Ho messo tutto quanto a tutti. E avviamo sta quest.
Vediamolo controllare le skill. Ok. Perfetto. Sono indeciso se tenere quella per marchiare o quella per debuffare. Forse è meglio tenere quella per debuffare. Tanto il marchio può farselo comunque da solo in Batman in caso di necessità. Sì, preferisco così, anche perché il marchio dell'occultista non abbassa la protezione. Se nemici con protezione conviene sempre farlo col Bounty Hunter. E credo che sia la cosa migliore che possa fare questa. Ok, può colpire da ogni posizione. Tu puoi colpire da ogni posizione. Ah, questo lo puoi fare dal secondo. In prima posizione non puoi fare niente. Ah no, puoi cercare di stunnare. Tutto sommato, meglio di niente. Avviamo. Se la quest è Darkest Dungeon è abbandonata, non tutti gli eroi. Ah, non tutti gli eroi è garantita la sopravvivenza. Qualcuno deve sacrificarsi per tenere i demoni, mettiamola così, durante la ritirata. Sei sicuro di voler procedere? Procediamo. Allora, nel Darkest Dungeon ci sono altre regole particolari. Non ci sono curio e non ci sono ostacoli, quindi le shovel sono inutili. Quindi l'unica cosa che voglio io è tutto lo stock intero di cibo, tutto lo stock intero di torce. E sì, prenderò tanta roba. Prendo tutto praticamente, non so se si sia capito, eh. Lo so che è una spesa veramente enorme. Ok, no, magari tutto è troppo. Ok, 6, 6. E questa la voglio però. Va bene così. Le chiavi sono inutili, 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 inutili. E penso possiamo stare a posto così. Anche se non sono convintissimo. Quindi. Dai, proviamo così. Once again, the stars are right, and the manor sits at the very epicenter of cosmic unrest. Cultists rally to their twisted idols, and great gongs sound in anticipation of the coming sacrifices. Far below, life-laden shadows pulse to the unrelenting rhythm of a beating heart. Ok. Altra novità del Darkest Dungeon, ovvero non abbiamo la mappa disponibile. E il Darkest Dungeon in sé non è neanche casuale, ovvero è uguale per tutti quanti voi. Tutti i nemici sono scriptati e quant'altro. Io ho la sensazione di aver dimenticato qualcosa e mi sta facendo venire l'ansia sta cosa. Va bene, andiamo. È inutile tenere la mappa aperta, francamente. Luce e si va. Ok, iniziamo subito. Cultisti, anolli e human. Quindi già il fatto che sono anolli mi va bene perché flash to flash. Perché ad esempio lei ha il danno aumentato contro gli anolli. E mi va benissimo. Ora iniziamo a far danno. Tu puoi colpirli da qua, no? Allora, lui ha guardia. Quindi tanto vale attaccare questo. 8 danni, tutto sommato medi. Abbiamo visto che loro sono in grado di mettere guardia e di danneggiare il prossimo, letteralmente. Riesco a ucciderlo? Probabilmente sì. Ovviamente non è più la guardia tu, perché ci mancherebbe che mantieni la guardia pure dopo che non c'è più il tizio che ti guardia non si può sentire. E attacco che gli posso fare da 12 a 23. Contando che poi si prenderà 6 danni, in realtà saremo solo 13 danni. Perfetto. Precisi. Ha 6 danni, si prende 6 danni. Non posso fare altro però. Vabbè, a buffo. Mi va bene sta cosa, però l'unica persona che vorrei cui toccasse il turno praticamente è lei, perché può farsi un autobuff per le prossime cose, però vabbè. Ciccia. Critico addirittura. E la madò. Vabbè. E andiamo avanti. Io tra l'altro ho tentato una volta il Darkest Dungeon sul mio salvataggio privato. Ok. Un prete cultista. L'ho tentata perché c'è l'achievement manda al macello un party, quindi ho preso un party di livello 0, l'ho mandato dentro e l'ho fatto fare una brutta fine.
Sì, sono una persona orribile. Ok, il cultista un pochettino mi preoccupa, però è sia Eldritch che Beast, quindi tecnicamente lui dovrebbe fare danno extra da 10 a 18. 13. Un danno tutto sommato discreto. Deathlash. 7 e 4 danni. Però mette un debuff alla resistenza al veleno, che è una cosa che a me non piace. Non piace niente. Soprattutto quando manco, che è una cosa che mi piace ancora meno. Allora, abbiamo 6 danni. Allora, tu autocurati. Nonché buffati, praticamente. E poi loro due ci penseranno a finirlo. Così. 4 danni. E la madò. 12. È virtualmente morto. Però... sapete quella cosa là del virtualmente? 5 danni, altro critico. E tanto sei morto quando tocca a te. C'è poco da dire. Ok. Allora, mangiate una cosa per tornare full. E... torcia e si varca. Tra l'altro mi scoccia molto questa cosa del bleeding, perché al di là del sanguinare in generale, la sua skill ha una chance di mettere il bleeding, che è dell'84% in realtà, quindi capiamoci. Ecco. Vedremo un po'. Cosa c'è qui dentro? Nemici. Allora, questo già lo conosciamo e può mettere curare e mettere difesa. Human Anolli. Credo sia meglio attaccare la Anolli, perché può far casini dopo. Credo sia meglio. 18 danni, e forse anche il bleeding. E quindi è morto, l'ho ucciso col primo colpo, letteralmente. Ora, quanto danno riesco a fare a te? 11-21. Non c'ho nessun tipo di preferenza, quindi 15 danni in faccia. 15 danni, non potrò mai ucciderti con una cosa del genere. Però forse riesco. Non posso stordirlo. Vabbè, questo muore, eh. Ok. Forse riesco a uccidere. Iniziare a indebolire l'altro. Allora, tu puoi colpire questo, ma le probabilità che lo ammazzi sono praticamente nulle. O puoi iniziare a danneggiare sempre quest'altro. Allora, questo durerà di più, quindi lo debuffo. Tanto che inizio anche a fare 4 danni, quindi il debuff... ormai anche la skill che marchia fa il suo danno, tutto sommato. Bleed. È un debuff che abbassa... no, alza lo stress damage. 3 danni. E fammi andare a bleed pure tu. Infatti. Non so perché, non ne dubitavo. Allora, togliamo il bleed a lui. È il motivo principale per cui ho portato malfatto, perché può togliere il bleed alla gente. Ora 6 danni, andrai a 13. 8 danni, peccato non muori, ma ciccia, me ne farò una ragione. End of the new god. 5 danni e mi rimetterà il bleed, eh? Sì. È interessante notare come, nonostante io abbia una difesa impressionante al bleed, continuo a beccarmi il bleed. Buffa, togli il bleed. Brava. E tu non puoi fare... questo muore da solo, quindi colpiamo l'altro. Avrei voluto colpire l'altro, forse era una fase migliore. Dodge. Andiamo. 6 danni. Vabbè. Immaginavo sarebbe successo. Ora, tu togli il debuff a lui. No, il debuff è il sanguinamento. Severus. Questo virtualmente è morto, attacca a questo. 9 danni. Così credo che il prossimo, che non sarà lei, perché lei deve togliersi sto cacchio di sanguinamento. Perché ha sanguinamento tosto, Mi pare facciano tipo 6 danni a colpo. 6 danni a tick. E tu potresti potenzialmente uccidermelo come si deve adesso. Grazie. Ci voleva tanto? Scouting. Andiamo. Ok, come siamo messi? Perché non buttare un po' di questa e andiamo avanti? Ho portato abbastanza torce da poterle spammare leggermente, eh. Aia. Allora, queste stressano. Sicuramente, non ho ancora le skill. Questi però continuano a mettermi il sanguinamento che abbiamo notato essere estremamente pericoloso. Quindi, 17 danni in faccia. Vorrei eliminarne almeno uno prima di... no.
3 danni e quanto aumenta lo stress di 22. E mi hai pure marchiato. Stiamo scherzando. Stiamo evidentemente scherzando, non si può fare una cosa del genere, deve essere illegale. Dodge. Bello. Land of the New God. Dodge. Meno male, almeno schiviamo anche noi. Ora, posso cercare di curare lei o uccidere lui. O uccidere loro in realtà, eh. No. Curiamo lei. 9 danni, per favore non far entrare il bleed. Ok. Ora, te. Puoi falciarmi il primo. Quasi sicuramente. O puoi iniziare a uccidermi gli ultimi. Quasi sicuramente sempre. Almeno il primo è andato. Uno in meno che mi può colpire. Ma sto stress mi preoccupa tanto. Mi preoccupa veramente tanto. Ora, torcia. Torcia. Che possiamo fare? Che possiamo fare? Quanto c'è la chance di colpirle? L'80%, quindi non era così poco. Blight. Che sono 6 danni di Blight, tutto sommato, eh. Che schifo non fanno. Ora, se me lo spingo in avanti, però è un casino. E infatti è un casino. Fate Pool. Ah, se me lo rispingi davanti anche lui, in realtà va tutto bene. No, perché stranamente ha resistito. Non so perché, ma ha resistito. Ora. Preferisco curare lei. 20. Ecco, cura critica. E ha resistito al bleed. Perfetto. Ora, cerchiamo di darci una regolata. Posso cercare di uccidere questo. Tanto quanto gli danno? 7-13. Però questo gli posso mettere il bleed. 8 più bleed. Gli farà 4 danni a turno. Va bene. Land of the New God. Ok. Attenzione, attenzione. Che qui colpisce. Perfetto, morto. Ora. È un po' un casino perché lui non può far nulla da questa posizione. Però intanto Severus può attaccare con le sue doti da cultista. Ah no, può attaccare. Ah, ma non. Sì, può attaccare per modo di dire. Allora, posso pulire i corpi con questa skill. Me l'ero dimenticato. Allora, 12, 13. Stordiamo quello da 12, va. Più che altro era la cosa per pulirlo, non tanto per stordirlo in sé. 6. Al prossimo turno questo muore, quindi. Non mi piace tutto sto stress che si sta concentrando su Sonia, non mi piace per niente. Ah, me la rispingi via? Va bene, mi hai risparmiato un turno in cui dovevo farlo io. Allora, tu muori. Ora, spero che tocchi prima a lei per farla autocurare, nonché baffare. Quando ritoccherà questa morirà sul colpo. Quindi non è un problema, dicevo. Ok. E anche questa è fatta. Prima di andare però vorrei far mangiare un pochettino lui. Far mangiare anche una cosa a lui. Sapete, non siamo in pericolo di vita e di morte, però meglio farli mangiare un po' e un po' piuttosto che farli mangiare tutti assieme e poi per beccarsi la cosa è pieno. Come succede spesso, tra l'altro, eh. Dai. 82. Fame. Mangiate tutti. Ok. Tanto ho finito uno stock di torce già, eh. Forse le sto sprecando troppo velocemente. Allora, come potete notare, si poteva passare anche da sotto per arrivare qui. Io in realtà qui non ci sono mai arrivato. Mi pare sono morto con i miei eroi novizi al secondo scontro. Non al primo, ma al secondo. Ok. Questi li abbiamo appurati che possono mettere stress e debuffare la resistenza al veleno della gente. Però io spero di poterli fare tanto male prima. Cioè, questa è la mia speranza, poi. 14 danni. Che non è mezza vita. Ho fatto male i conti. Ho detto, ma gli ho tolto già mezza vita con un colpo. No. 2-3 danni. Riesce a ucciderlo? Eldritch Beast. La probabilità di ucciderlo è praticamente nulla, però. Ah no, 18, però più questo che già gli era rimasto è morto. È morto. Mi è andata bene, sono riuscito a ucciderne uno. Ah, questa non mi mancava come attacco. Credo che arrivati alla prossima stanza io mi fermo perché devo
far abbassare lo stress a lei, non ho altre scelte. Cioè, proprio a livello concettuale non si può fare. 7-13 o 10-19. Resistenza al bleed è alta, quindi conviene forse andarci qualcosa diretto. 18 danni. 18 danni allegri proprio. Allora, tu cura. No, tu fai male. 16 danni. No, the finger. Il dito, cioè letteralmente. Allora, potrei ammazzare questo o togliere il bleed. No, ecco. In un solo round con un attacco mi possono far più di quanto curo. Conviene eliminarlo e poi far pensare qualcun altro alla cura. Tipo se stesso. Ok. Adesso, quanto ha di stordimento e resistenza? 73%, mentre io stordisco al... Dovrebbe funzionare. Perfetto. Ora, te. Autocurati. No, ho fatto una cavolata, non dovevo fare sta skill. Volevo farlo curare da altri. Vabbè. 3. Vabbè, almeno ha resistito al... Allora, tu... 25, 30. Tanto se poi mi devo riposare, tanto vale fargli male e basta. 27 danni. Che figata. Peccato che probabilmente toccherà a lui prima, vero? No, tocca a lei. Grande. Grande donna. Ora, procediamo. Sì, io preferisco... Ecco. Notate che tutte quante le provvigioni che a quanto pare vi sembravano tanto esagerate di cibo e altro, in realtà le sto usando. E abbiamo detto che devo far abbassare lo stress a lei, quindi ci riposiamo. Vediamo un pochettino. Meno 10 stress, non credo valga la pena farlo. Facciamo mangiare così. E poi usiamo tutte le skill che abbiamo per abbassare lo stress altrui. Che non ne abbiamo? Sì. E qui abbiamo invece... Reduce stress... Self only, meno 5 accurati, Mi va bene. Sì, tutto sommato... Mette dei debuff, lo so, però tutto sommato fa anche il suo porco lavoro. 15% di cura a qualcuno. O a un compagno a 50. No, però sono fighe queste skill del. Si incrementa il danno, però incrementa anche lo stress. No. Qualcosa che mi impedisce di beccarmi. 2, 3. Ok, mi va bene. Poi, Battle Trance. Così compenso quello che ho combinato prima facendo il... Perfetto, mi rimangono due. Cosa posso fare con due? Posso curare qualcuno che a questo punto tanto vale farlo? 39, 35. Cura... Lui. Lei. E siamo a posto. Riposiamoci. Ok, avevo il terrore delle imboscate notturne, infatti sono rimasto col fiato trattenuto fin tanto che non è ricomparsa la luce. Che detto così sembra molto biblica come cosa, ma in realtà è molto meno... entriamo. Nemici. Dai. Iniziano loro. E già ricominciano a stressarmi, dai, non si può far così, non si può proprio. E me l'hanno anche marchiata, quindi tutti insisteranno su di lei. Questa cosa è abbastanza ingiusta, soprattutto sui nemici che mettono stress. Ecco. Qualcos'altro? Critico 20. Notate che gli avevo abbassato lo stress, eh? Ora. Togli il buff. Poi. Incomincia a falciare qualcosa. Eldritch Beast, quindi fai meno danno. Qui non dico che lo ammazzi, ma potenzialmente neanche lo colpisci. Bello. Ah, potrei ammazzare questo o iniziare a danneggiare queste due giù in fondo. Questo è perché ho il debuff, vero? Sì. Ecco. Bellissimo. Che gli beccherà?
Si è spaventata. Vabbè, è anche comprensibile dal canto suo, eh? Però il problema è che adesso mi porterà tutti quanti sulla lunga e non bellissima strada dell'impazzatura. Vediamo un pochettino. Ok. È più critico questo da uccidere. Tanto ormai lo stress è quello che è. C'è poco da farci. Però forse curarla. 11. Ecco. 3 da. Ecco dai, se si inizia a prendersela anche con gli altri va bene. Tutto sommato. Ok. Lo sapevamo che l'avrebbe fatto. Sì, io voglio. Mo spingi pure via. Ok. Vai, vai. Tu riesci a finirmi questo? No. Però è comunque un nemico in meno che ci dobbiamo togliere proprio dalle scatole. Quindi bisogna farlo in qualche modo. Perfetto. Avvelenate le ultime due. E le insisterà. Dannazione. Dannazione, dannazione. A 16. Perché manchi tutto? Va bene il debuff, va bene tutto, però stai mancando troppo. Ma troppo troppo. Olè, è diventato primo Severus. E Fate Push. E quindi lei diventa ultimo, come indovinare. Infatti. Tanto in ultima posizione lei può solo curarsi. Cosa che non mi dispiace, capiamoci, però fino a un certo punto non mi dispiace. 11 danni. Poi, se riesco a ricolpirlo di nuovo, questo muore. Ok, è morto, ce ne siamo tolti almeno uno. Il bleed posso mettere a questo, 2-3 danni, ma vabbè che fa 5 danni a turno, però fino a un certo punto. Olè, critico. Questo virtualmente muore, ok. Queste in prima posizione credo non possono fare il loro attacco migliore, almeno la prima, poi la seconda. 7-13. Se beccano 6 danni. 20 danni di critico. Olè. Che puoi fare in prima posizione? Ah, può stressare uguale. E stavo tranquillo perché ho detto, vabbè, tanto ormai non la possono più stressare. E a quanto pare invece stressano uguale. 3. Tu autocura, dai. Ok. Ora. Riesci a uccidermela? Sì. A quanto pare, sì. Ora. A parte che voglio rimettere un attimo il party come deve essere, quindi te qua. Te qua. E credo sia anche il caso di iniziare a buttarci un pochettino di buff. Ok. Buff. E buff. Ora, torcia aumentata. Al caso magari di far mangiare un minimo lui. Ci togliamo sto cacchio di debuff del cavolo? Che avrei dovuto farlo prima, eh? C'è un debuff che ci siamo automessi. Ok. Olè. Ecco, ricordandomi che la Elion aveva quella skill che si automette un debuff per togliersi lo stress, probabilmente avrei comportato più roba per togliere i debuff. Ok, niente. Allora, io mi ricordo che mi sono detto di andare sempre a destra. Qua. 85, 79. Fame. Aia. Se mi ricapita la fame non posso. Ok. Non posso più farci niente. Dai. Che poi nelle assalti al Darkest Dungeon credo che sia come negli altri. Vabbè, lo dico dopo aver fatto. Averlo finito, va. Che è più complicato arrivare alla fine che effettivamente l'eventuale boss. Ok, questo è nuovo. No, eh. Questa mi muore dal resto di Ago prima. Prima di arrivare dal boss. Ora. Amananolli, Human, Eldritch Beast. Ah, eliminiamo questo.
E questo è il problema che va eliminato. Allora, facciamo così. 7 e 15. Il 15 mi è piaciuto parecchio, devo essere sincero. Flash wall, sì, metti guardia a quello, tanto io attaccherò voi due per primi. Voi due, cioè per modo di dire, attaccherò. Tu dovresti morire se entra il bleed, il blight. Dai, sfortunatamente no, ma che ci posso fare? Ora. Questo non posso colpirlo, questo non posso colpirlo. In realtà questa posso colpirlo. Gli ho messo apposta quella skill, tra l'altro. Maul of the Flash, cosa fa? Mi mette il bleed. Si è spostata. In realtà non mi cambia molto, cioè mi dà fastidio soltanto concettualmente che se ne sia andata dai suoi doveri, però va bene. Allora, questo abbiamo detto che muore. Questa se gli mettono un altro po' di... un po' di danno. È virtualmente morta anche questa. Mi andrebbe bene anche. Ecco. Tutto tranne lui. Volevo stordire questo prima che potesse fare qualsiasi altra cosa. Debuff. Capiamoci. Tu autotogliti il sanguinamento perché stiamo sennò fottuti veramente tanto. Poi te. Credo sia meglio che curi lei. 8 danni. E meno male mi ero dimenticato che aveva il debuff sul sanguinamento, era capace che lo beccava veramente. E che gli possiamo fare adesso? Questo è ancora in vita, quindi colpendo questo, in realtà colpisco questo, e non mi serve. E prendiamocela col primo. Non, anzi, buffiamoci. Te in prima posizione non puoi fare lo stun, peccato. Però puoi iniziare a rompermi le scatole a questo qui, no? Anzi. Ah no, se lo marchio è tutto un cavolo. Ah, protezione? Protezione no. E allora non serve a niente marchiarlo. 27 danni, critico. Morto, a protezione quindi se ne va. Però lui c'ha il turno. L'ha schivato fortunatamente lei. E meno male. Soothe the Mind. È un'altra skill rispetto a prima. Ok, l'avrebbe stordito. Concettualmente l'avrebbe stordito. Allora, capiamoci. Posso iniziare a curare, ma curare con questo a botte da 3 ci impiego gli anni. O posso iniziare a mettere, tipo, così, Blight. In 2 turni questo muore per le ferite. 18 danni. The Finger. 8 danni, va bene. È colpito quello che stava messo un po' meglio, quindi non è che è un grossissimo problema. Te però devi curare lui. Speravo in una cura più corposa, devo essere completamente onesto con voi. 14 danni, e perché non muori? Figliolo, perché non muori? Maul of the Flash. Sanguinamento, vero? No, ha resistito. Anche perché, tra l'altro, scherzando e ridendo, lui ha una resistenza estrema al sanguinamento. Ora continuiamo a dimenticarcelo noi perché 6. Ok, perfetto. Mi va bene che sia andata via, tanto ti volevo far autocurare. Sono entrambi i morti che camminano, i nemici che abbiamo attualmente. Però non mi va bene che lui sta qui, però. Ah, questo muore. Questo muore. Forse posso sperare in un critico per abbassare un po' lo stress a qualcuno? Tipo su di te? Perfetto. No, eh. Speriamo in un altro critico. Sia mai sempre per il fattore stress. No. Allora, capiamoci. Io me ne andrei via per salvare lei. Però il problema è che qualcun altro morirebbe comunque. Quindi stiamo veramente messi male. Scouting. Vorrei anche curare lui, ma come facciamo? Ho finito il tutto. L'unica speranza che mi è rimasta credo sia procedere di cattiveria finché non muoio in questo modo, perché comunque lo sono più veloci di me. Non sono più veloci di me? Strano. Sì, lo so, mi stavo già lamentando del fattore. Allora. Se io colpisco lui.
Lui è più pericoloso, capiamoci. Anche se loro potrebbero mettere lo stress a lei e quindi farmela morire istantaneamente, quasi. È un casino. È un vero casino. Allora. Ognuno di questi può fare. Può essere una condanna a morte. Perché lui attacca questo, gli mette il sanguinamento e lo uccide. La Death Door non regge e lui muore. Queste attaccano lei, infarto e muore. È un casino. Penso che la cosa più intelligente, ma non tanto, sia cercare di stunnare una di queste in maniera tale che non agisca, semplicemente. Ok, ora a te. Stordiscimi anche l'altra, per favore. Anche se in realtà era meglio stordire questo. E infatti reagisce. Deathlash. 7-7. Ora, capiamoci un attimo, toccherà a lui, che può fare un danno discreto a lui e meno discreto a loro. Penso che la cosa più intelligente sia fare sia curare uno di loro, ma lui ha il debuff al bleed. 6 e crit. Vabbè, lasciamo stare, ho fatto una cura infima. Poi lei continua a pompare lo stress sugli altri. 10-19, 10-19. Sedici danni. Ora, te. Puoi fargli tanto male da ucciderlo? Forse con un critico, sì. Perché dimentico sempre che Severus contro gli altri c'è il critico aumentato. Cioè, fa tante cose fighe. Non così fighe da salvare la vita a tutti, vero? Però fa cose fighe. Tre danni. Ci siamo curati, che praticamente è niente. È un niente, però. Da qualche parte dovremmo pure iniziare, no? 14 danni. Se tocca prima a qualcun altro era meglio. Fate Reveal. Fammi indovinare. Siamo al 13 dall'attacco cardiaco. Ok, siamo al attacco cardiaco. Siamo a 200. È indetto. Che bello, eh. Ok. Buoni, state buoni. Toglimi dalle scatole lei. Qualcuno qui deve curare qualcun altro, eh. Ma io ho paura che se lo fai tu mi fai 0. Vabbè. 18. Meno male. Meno male. Questa è stata una pura botta di culo, eh. 4 critico, quindi magari gli abbassa anche il. No, non gli abbassa un corno. E insistono su di lei perché sono simpaticissimi e degli stronzi colossali. Sai. 13 danni. Ora, questa è virtualmente morta, quindi ognuno di loro non dovevi passare, potevi autocurarti. 12 danni e resiste al bleed, perfetto. Ora, visto che lei morirà da sola, pensiamo a curare chi sta messo male male. Tipo te. Vabbè, niente, non è che ci ho avuto questi grandissimi turni. Ora. Dubbio esistenziale, vado avanti. Potrebbe esserci il boss qui, e con un po' di fortuna, se c'è il boss e riusciamo a ucciderlo velocemente, potremo salvarci. Ma è un grosso se. È veramente un grosso se. Facciamo che conto che lì ci sia il boss, e quindi spero di riuscire a combinare qualcosa. A te ti rimetti il buff. Anche te ti ribaffi. Tutto questo sperando che ci sia il boss, eh. Se non c'è il boss è tutta fatica sprecata questa. E c'è il boss, che è lo Shuffling Error. Horror. Error non vuol dire un cavolo in realtà. Allora, è un Eldritch. Da 162 punti ferita. Protezione 33%. E resistente a 6 abbastanza alte. Quindi iniziamo cercando di fargli tanto male. 12 danni. La possibilità di stordirlo è praticamente nulla. 150 di resistenza da stun. Io non potrò mai stordirlo neanche col potere cosmico. Riesco a mettergli il Blight? Ha resistito, perché giustamente ha una resistenza estrema al Blight. Abbassiamogli la protezione. E ha resistito, l'ho solo marchiato. The Thing.
Non mi piace, non mi piace, non mi piace. Non è passato il turno, vero? Dodge e dodge. Perfetto. Si è spostata, non è un grossissimo problema. Anche se in realtà perché faccio così poco danno? Perché ero in Death Door, giusto? Me l'ero dimenticato. Credo che faccio 3-6, 5-9. Credo sia meglio fare questo e sperare in un bleed. 3 danni e bleed. Di cui ha già incassato il colpo. Ondulation. Un danno a tutti e immagino, infatti, che abbia spostava anche tutti. Siamo sinceri, questa era molto telefonata come cosa. 9 danni. Riesco a farti parecchio male a te? 12 danni. Neanche così tanto, eh. Credo sia inutile incominciare a farli spostare io come... Tentiamo di stordire questo? Almeno non fa l'azione. Stordito. Ok. Lacerate. Dodge e dodge. E mi va bene. Perfetto. Ondulation. Il capito fa un danno e continua a rigirarli come gli pare a lui. Tutto sommato può andare bene come cosa. Ora, che posso fare? Lui è praticamente immune allo stun. Questo ha ora una resistenza estrema allo stun, che potrei provare comunque a fare perché non ho cose migliori nella manica. Ma io ce la posso fare a mettergli un po' di blight? No, a quanto pare non ce la posso fare. 11 danni. Deathlash. Dodge, che culo. Tu insisti a fargli tanto male. 13 danni. Lacerate. 8-9, alla fine mi ha colpito quindi. E mette bleed sto attacco. Ora 7-12 o 5-8. Io insisterei col 5-8 perché se gli metto il bleed comunque sono danni extra. Ondulation. E ok. Tu hai il sanguinamento su di te, però abbiamo portato queste apposta, quindi non dovrebbe essere un problema estremo. È un problema sì, ma non assurdo. 5-9 non ne vale la pena. Anche se ha critico aumentato contro gli Eldritch. Tento di curare lui, penso sia la cosa più intelligente da fare. 13. Almeno me lo sento leggermente meno moribondo. E io invece te cerco di farti ristunnare questo, che ora non è stunnabile perché è in prima posizione. Ok. Alleluia, sono riuscito a fargli entrare un po' di blight. E quindi sono già 12 danni nei prossimi turni. Dai. Tu vuoi fargli un altro pochettino di danno a questo? Ah, non sto uccidendo il prete, perché poi so che se lo uccido poi lui lo rievoca. Semplicemente per quello. Aia. Aia, 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 aia. Questa cosa inizia a non andare per niente bene. 9 danni e devo mettergli in realtà il bleeding. Cosa che non ho fatto, non so perché. Ok. Cioè, ok, un corno in realtà, perché hanno messo davanti l'unico che... Da davanti non... Ci perde, che lui non può curarsi da davanti. Capiamoci. Quanto gli è rimasto di vita a questo? 36. 30, diciamo. 17 danni fatti. Qui è un'ammazzata, perché... A parte posso curare lui. Cosa buona e giusta. Riesce a colpirla da qua? 4 danni. Speravo in di più, devo essere sincero. Ha 15 di vita e noi abbiamo... Si beccherà 10 danni nel prossimo turno, quindi... Virtualmente dovrebbe essere morto. Ok. Rimane questo da solo però, che comunque è già una minaccia di per sé. Death Door. Che dobbiamo fare qua? Allora, tu intanto fai uscire da Death Door lui. Mi sento leggermente più tranquillo. Poi, te per favore... 10 danni solo. Posso stordirlo? 76%. Sì, posso stordirmelo. Quindi magari
No, ho resistito. Io ero convinto di poterlo uccidere. È su Adeptor, lo so. Sei buono. No, no, no. È diventato coraggioso. Ok, stanno tutti su Adeptor adesso. No, perché ti sei messa dietro? Cioè, per carità, eh. Capisco che hai paura e tutto, ma qui ce l'abbiamo tutti, fa paura. Allora, cura lui. Fallo uscire dalla Adeptor, grazie. E te invece, se mi riesci a ucciderlo, no, eh. Dodge, e lui invece si finisce col debuff. Però 14 danni, dai, non si può così. Cioè, vi rendete conto che è rimasta uno di vita? Io corro il rischio di perdere questo scontro per uno di vita. Ok, stavo controllando che stesse registrando il tutto. Grazie. Allora, abbiamo vinto. Abbiamo preso la pergamena ancestrale che aumenta la cura ricevuta, la cura da stress ricevuta, ma anche il danno da stress. E abbiamo finito la prima quest. Non pensavo di farcela, però ce l'ho fatta. Diamo un'occhiata un pochettino. Allora, ricontrollo che stia registrando tutto, perché altrimenti sclero. E sclero veramente tanto. Allora, 15.000 gold, 18 crest, un talismano della fiamma, che abbassa il danno da stress della skill Revelation, che è credo quella delle... che ha praticamente portato la nostra Sonia sull'orlo della follia praticamente in 3 turni. E Wofi, devo controllare, o forse qualcos'altro che mi sfugge, e un trinket per il Crusader che aumenta le chance della virtù, il danno da stress, la resistenza al death blow. Ok, figo. Ovviamente qui nessuno... ah, vabbè. Skill nuove, skill nuove, skill nuove. Ok. Ok, allora, succede una cosa particolare quando si riesce a sconfiggere una quest del Darkest Dungeon. Innanzitutto loro si rifiuteranno, chi c'è già stato, di ritornarci. Questa torcia significa che hanno fatto una delle loro skill e nessuno vuole più riandarci. Ma il fatto, tra l'altro, gli è successo qualcosa, vedete? Ha momentaneamente avuto un'espressione strana, ok. Tra l'altro, quando si completa una quest del Darkest Dungeon, vedete anche a tutti in realtà gli succede questa cosa. A tutti gli eroi viene tolto tutto lo stress, anche quelli che non hanno partecipato. E però, vedete, comincia a diventare diversa la zona. Incomincia a essere... pian piano che ci addentriamo nel dungeon più oscuro, proprio l'estetica del mondo incomincia a cambiare, perché noi incominciamo a capire come funziona il tutto. Come notate, adesso c'è una nuova quest. Ecco, loro non ci vogliono andare, giustamente. E dice, gli eroi che sono ritornati con successo da una quest nel Darkest Dungeon hanno visto troppo e non vorranno mai più tornarci. Però possiamo usarli in tutte le altre quest. Tra l'altro però loro ora non contano neanche più nel roster, quindi abbiamo 4 spazi liberi per prendere qualcun altro. Ora noi continueremo con le skill, con le quest normali e così via, finché poi non avremo un nuovo party pronto per affrontare il Darkest Dungeon. Bene ragazzi, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto lo scontro con lo Shuffling Error, francamente non pensavo di riuscirci. Vorrei sapere voi come avete affrontato il Darkest Dungeon e se avete dei consigli per me per le quest future. Per questo video è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!